chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: sappiate bene questo. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: qual è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo della sua servitù per distribuire a tempo debito la razione di cibo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro. In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se lo aspetta e in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto fra gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. Anche a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Noi abbiamo tre nemici nella nostra vita. E il primo è l'istinto verso il male, non la volontà. Con la volontà invece è il contrario. Freniamo l'istinto della carne, della natura corporale. Con la volontà riportiamo, sterziamo, diciamo: no, per me è bene non far del male, e neanche farmi del male, conoscere la verità, vivere in grazia di Dio, coltivare la speranza del perdono di Dio per i miei peccati, e l'ultimo anelito prezioso è che il Signore ci ama. Allora quest'amore io non lo voglio tradire. L'istinto verso il male. Poi abbiamo un secondo nemico, è il demonio, che combatte una battaglia astuta, continua, feroce, direi all'ultimo sangue, perché il demonio vuole possedere i tesori di Dio, che sono le nostre anime. Fa del tutto, in ogni modo, induce, e la Bibbia ci dà la prova della prima pagina, no? La tentazione contro i nostri progenitori, la caduta nella disobbedienza, il castigo di Dio, e questo cammino della salvezza nei millenni della storia, che è proprio una battaglia apparentemente invisibile, ma decisamente importante, perché il tempo finisce subito,
l'eternità non finisce mai. Quella è la conquista che non bisogna perdere. Perciò noi siamo qui, non ci siamo alzati per venire a mangiare gli gnocchi. È bello proprio sentire e sapere che io sto bevendo, sto mangiando, sto godendo, mi sto fortificando, mi sto purificando, mi sto riconciliando. Tutto questo lo fa il Signore, però io devo dire sì e devo sapere che Lui fa questo. Il demonio combatte contro questo tesoro che è chiamato il regno di Dio. Dice Gesù, il regno di Dio è dentro di voi. Quello che io ho detto è il regno di Dio dentro di noi. C'è un terzo nemico, è il mondo, con le sue idee dissolute, cattive, inique, nel senso che proprio va verso il male e cerca di conquistare il bene, di distruggerlo. Tu fai, no? Tessi la tela e quello viene e stucca questa tela. Il mondo lavora quasi inavvertitamente. Vedete, anche oggi, no? Il nostro sacro governo comunista, che fa? Continuamente infila dentro le leggi dei principi, delle norme, dei decreti, Bellucci, Santucci, diabolici. Non ce ne accorgiamo, perché se no loro, è tutto giusto, è tutto vero, è tutto santo. Questa è la politica del demonio insinuata agli uomini che non hanno più il Vangelo come codice di vita e quindi insegnano il contrario di quello che è nel Vangelo. Non è che siano tutti così quelli che ci governano, però non sono capaci di fare diversamente, di arginare questa melma che viene avanti lentamente un po' in Europa, ma soprattutto in Europa, dove la civiltà è un po' più raffinata e dove il cristianesimo ha lavorato da 2000 anni. Quindi qui è più difficile che il male rimonti e la corrente e soffochi il bene, però gradatamente avviene. Poi ci penserà il Signore a dare una sbattutina, un terremoto, una pestilenza, un AIDS, qualcosa del genere, e noi siamo qui a combattere i tre nemici, tenerli bene a bada. Dice Gesù, dovete stare svegli. La vigilanza è il tema di questa mattina delle letture. Dovete stare attenti, perché è preziosa la vostra anima. Valete molto più di tanti passeri, no? Valete, e il Signore lo sa che valete tanto. Il Padre, proprio per salvare questo valore che è l'anima, ha sacrificato il Figlio. E ce l'offre ogni giorno come pane eucaristico, di misericordia nella riconciliazione sacramentale, di speranza nella piccola penitenza quotidiana che riusciamo a fare, non grandi cose. Non andiamo nel deserto come i santi padri, però vogliamo fare deserto delle cattiverie, liberarci dalle tendenze al male e sconfiggere questo terribile nemico che è il nemico di Dio. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Il Padre del Cielo. Il Padre del Cielo è Dio d'amore. Perdona l'offesa, non serba rancore. Severo è il giudizio con chi si ostina, sua arma potente, la grazia divina. Assiste e incoraggia ciascuno dei figli e dà per ognuno pazienza e consigli. Per chi si converte e segue la voce, lui scende dal cielo e muor sulla croce. Se lascia il peccato e china la testa, in terra c'è pace, in cielo c'è festa.
ha posto nell'alto il sole e le stelle, ci offre ogni giorno le cose più belle, ci tiene lontani dal brutto dannato e se lo preghiamo cancella il peccato. A fianco ci ha posto un angel custode, ci parla e ci insegna a rendergli lode. Giammai si stanca di tanta clemenza, ci infonde vigore la sua pazienza. Ad ogni promessa è sempre fedele, ci tiene al di fuori d'umana Babele. Se il mare s'abbuia e vien la bufera, lui corre e ascolta la nostra preghiera. E quando la scorta del tempo è finita, ci chiama a godere l'eterna sua vita.